Si è svolta nel Palazzo Ducale di Urbino l'Assemblea Generale di Confindustria Pesaro Urbino. Il tema scelto per quest'anno, la nostra impresa tra pubblico e privato, binomio possibile, è stato presentato così dalla Presidente Alessandra Baronciani. Un binomio che non solo è possibile, ma è necessario in assoluto per, proprio in questi tempi, dove se riusciamo a mettere insieme le varie istituzioni, i sindacati e il pubblico, sicuramente riusciremo a fare molto per il nostro territorio, per lo sviluppo delle infrastrutture che possono servire le imprese, che poi alla fine servono al territorio, insomma servono ai lavoratori, quindi noi quello che cerchiamo e che diremo nella nostra relazione è proprio questa collaborazione. L'idea sarebbe di avere dei manager pubblici che lavorano con i manager privati per il bene del nostro paese. Un tema importante che impatta sui nuovi progetti del PNRR perché si traducano in lavoro, occupazione, formazione e sviluppo economico, ha commentato la presidente di Confindustria Pesaro Urbino. Sicuramente sono dei fondi importantissimi che anche nel nostro territorio stanno recependo, e ci sono in corso molti progetti che sono già stati avviati, sono già stati aggiudicati. Il tema del PNRR, così come il 110%, che sicuramente ha dato una spinta all'economia, ha una difficoltà, diciamo, quando poi ci mettono un termine perentorio. E questo purtroppo causa probabilmente anche l'aumento degli infortuni sul lavoro, abbiamo visto, perché la fretta e il lavoro non vanno molto d'accordo. Per correre poi si possono tralasciare cose importanti. L'Assemblea Generale 2023 è stata un'occasione per fare il punto sulle attività svolte dalle imprese del territorio. Nonostante le tante difficoltà del momento, commenta il presidente della Camera di Commercio delle Marche, le nostre aziende riescono ad aggiornarsi per un futuro roseo. Le imprese del territorio riescono in un momento molto difficile, dove inflazione, costo del materiale, costi energetici, diventa sempre più difficile realizzare un prodotto finito. Però le nostre imprese sanno restare sul pezzo, iniziano a collaborare tra loro, iniziano a muovere i primi passi su dei nuovi meccanismi dove la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica può dare un valore aggiunto. Come Camera e Commercio stiamo lavorando insieme a Confindustria, insieme alle altre associazioni, proprio per trovare nuovi mercati e nuove idee per aiutare i nostri imprenditori. A chiudere la serie di interventi nell'Assemblea Generale, il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Io da 4 anni, da quando sono Presidente, che dico che è fondamentale il binomio pubblico-privato in tanti ambiti, soprattutto per esempio sul tema delle politiche attive del lavoro, che è una cosa di cui continuiamo a parlarne ma che non realizziamo mai, dove nella realtà invece il pubblico e il privato potrebbero effettivamente dare un ottimo risultato, tenuto conto anche della formazione, riformazione delle competenze del capitale umano che necessariamente dobbiamo fare per agganciare le transizioni. Al centro delle riflessioni le conseguenze delle ultime vicende in Medio Oriente sull'economia e sulle imprese. La situazione in Medio Oriente ovviamente è una situazione molto complicata, sta già producendo i suoi effetti sull'aumento del costo dell'energia. Quello che ci preoccupa, al di là ovviamente dell'aspetto umanitario della vicenda, è che si stanno innalzando tutti gli indicatori di rischio, anche su quello che sono per esempio i costi dei noleggi dello shipping, abbiamo già un innalzamento dei costi, delle assicurazioni, quindi una situazione che può avere dei riflessi molto importanti sull'economia. Io personalmente non ero così ottimista prima, non sono così pessimista adesso. Credo che l'economia italiana e l'industria italiana soprattutto abbia dei buoni fondamentali, su questi dobbiamo lavorare, aspettiamo di vedere ovviamente quali saranno i provvedimenti di stimolo agli investimenti, che per noi sono la parte più importante. Spazio anche alle emozioni durante l'Assemblea Generale di Confindustria Pesaro Urbino. Nel corso dell'evento l'Università Carlo Bo di Urbino ha assegnato il sigillo d'Ateneo all'imprenditore Vittorio Livi, il fondatore e presidente di FIAM. È una cosa che non mi aspettavo, ne conosco il valore ed è per me molto importante sentire di far parte di questa università, tra l'altro una delle più antiche d'Italia, meravigliosa, che da tanto veramente aiuta tanto il territorio. Per cui veramente non posso fare altro che sentirmi onorato e orgoglioso di aver ricevuto questa onorificenza.